L'Italia ha oggi a disposizione uno strumento, quale il Recovery Fund, che consente di guardare al futuro del Paese con visione e speranza. Abbiamo l'occasione storica di farlo, rimettendo al centro la scuola, un'opportunità irripetibile che dovremo saper sfruttare con la collaborazione di tutti. Dovremo investire nell'edilizia scolastica per un piano pluriennale destinato ad ammodernare gli edifici scolastici già esistenti e a costruirne di nuovi, per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento. Lavoreremo per la riduzione del numero di alunni e alunne per classe. Basta classi sovraffollate, volgarmente dette, classi pollaio. Dovrà essere varato un piano di formazione del personale scolastico in grado di assicurare qualità e innovazione, quella qualità dell'insegnamento, degli studi, che è il solo volano per lo sviluppo economico e sociale italiano. Le future generazioni e non il consenso momentaneo sono il nostro obiettivo. Concludo, Presidente, facendo mie le parole di una grande personalità, prima donna chiamata a ricoprire l'incarico di Ministra della Pubblica Istruzione, Franca Falcucci. Ho sempre creduto nella scuola come luogo dove si sviluppano le potenzialità delle persone e nel diritto di tutti a essere protagonisti della propria crescita. A settembre riporteremo tutti in classe, in sicurezza. Come governo abbiamo già dimostrato di saper tutelare la comunità scolastica nel momento più difficile e abbiamo già sperimentato la riapertura in sicurezza per mezzo milione di studenti. La scuola ora chiede collaborazione. Non è il tempo delle divisioni, non può esserlo, e non sulla scuola. Non ci siamo mai sottratti, né ci sottrarremo al confronto con tutti, maggioranza, opposizione, forze sociali e tutti coloro che, come noi, pensando al bene della scuola, puntano alla crescita solidale dell'Italia. È una sfida che nessuno di noi può immaginare di perdere. Grazie.